Secondo round di consultazioni per il premier incaricato Mario Draghi, che oggi a Montecitorio incontra le altre delegazioni delle forze politiche. Sono già tre le linee guida messe sul tavolo: vaccini, lavoro, scuola, indicando soprattutto in questo comparto prioritaria la vaccinazione degli insegnanti. La delegazione dei 5 Stelle oggi capirà se le proprie richieste su energia rinnovabile, recovery plan, ambiente saranno accolte, chiarisce Sergio Battelli del Movimento Pentastellato. Dobbiamo capire oggi se il presidente incaricato verrà incontro anche alle richieste che sono state fatte anche dal garante, quindi di spingere fortemente, tra l'altro come dice i progetti principali del recovery plan, sulla riconversione, sulle energie rinnovabili, sull'ambiente e sulle tecnologie. Stiamo rispondendo con responsabilità ad una richiesta del Capo dello Stato, dichiara Boldrini ai nostri microfoni. Qui non stiamo parlando di alleanze politiche, d'accordo? Qui stiamo parlando di rispondere a un appello del Capo dello Stato. Il Capo dello Stato ha fatto un appello per dare risposte a una circostanza molto grave che sta vivendo il Paese e i partiti stanno rispondendo. Sostegno a Draghi anche dal Movimento Associativo Italiani all'Estero e dal senatore Gregorio De Falco. Andiamo avanti adesso rispondendo positivamente all'appello del Presidente della Repubblica, come abbiamo fatto la prima volta, quando la prima volta il Presidente della Repubblica ha chiamato i costruttori. La cosa che veramente noi siamo lieti oggi di vedere è che il 90% del Parlamento italiano è responsabile europeista. La priorità sanitaria va declinata in termini di contrasto alla diffusione del virus attraverso tutti gli strumenti che abbiamo. Quindi monitoraggio, test. E il Presidente ha ben chiara questa situazione, perché attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti noi potremmo anche riaprire le scuole e riaprire le attività. Nel frattempo che si fa la campagna vaccinale, questo consentirà di rallentare la velocità di diffusione del virus, consentirà sostanzialmente di evitare che vi siano ulteriori varianti.